Le 8:46 di domenica 28 giugno 2020, questa è Nonstop News con Barbara Sala, Enrico Galletti e Stefano Mannucci, ma io ho il sospetto che il tormentone che vorrei incidere con i miei colleghi di Nonstop News, con Enrico e Barbara, non vincerebbe comunque il Power Hits Estate. Decreteremo il trionfatore, la canzone regina dell'estate all'Arena di Verona il 9 settembre prossimi. Avete tutte le informazioni, cari Very Normal People, per votare il vostro brano preferito sul sito di RTL 102.5, però noi vogliamo sapere come ferve l'attesa e la preparazione dell'evento, che naturalmente verrà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5. Ne vogliamo parlare con il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Sindaco, Verona è una delle capitali della musica italiana, anche pop. Prima era soltanto forse della classica, della lirica e del balletto, adesso siamo fieramente in zona predominio dal punto di vista dell'ospitalità della sua città. Beh, insomma, sì, lo dite voi ed è corretto, insomma, mi fa piacere che lo dica qualcun altro, perché noi la viviamo esattamente in questo modo. Sia per quanto riguarda appunto l'opera, ma poi anche per la musica pop rock. Ormai la nostra città, grazie anche a questo splendido contenitore, a questo splendido anfiteatro che è l'Arena, si sta imponendo veramente a livello nazionale, a livello internazionale, perché mi rendo conto giorno dopo giorno di quanti grandi artisti abbiano proprio voglia di venire a cantare all'interno dell'Arena, perché oggettivamente un conto è cantare all'interno di uno stadio, all'interno di un palazzetto, un conto è cantare all'interno dell'Arena di Verona. C'è quel valore aggiunto in più che nessun altro posto, penso, a livello mondiale possa dare. Eh sì, e l'Arena di Verona si riaccenderà anche con il Power Hits Estate il 9 settembre 2020, un evento a cui ci stiamo così preparando e a cui stiamo preparando i nostri ascoltatori. Sindaco, che effetto le ha fatto quando, insomma, eravamo tutti in casa, si è avuto modo, come immagino, di entrare all'Arena di Verona e vedere, insomma, questa struttura che per anni ha ospitato veramente migliaia di persone, vederla vuota? Ma guardate, io l'ho già detto e peggio ancora, perché era mezza vuota, nel senso che il lockdown ci ha colpito proprio nel momento in cui stavamo montando la platea e il palco. E quindi è vero, io sono entrato più di una volta ed era un pugno nello stomaco, perché vedevi proprio i martelli appoggiati per terra, le assi buttate lì, cioè eravamo proprio nel mezzo tra l'arena vuota, come lo è d'inverno e come lo è ritornata ad essere oggi, in questi giorni, e un'arena invece che ferve di preparativi, con una platea piena, con migliaia di persone dentro, con la musica, con le luci e quant'altro. E quindi nel silenzio proprio della città, anche all'esterno dell'arena, vedere quella scena era proprio la percezione totale di quello che stava succedendo. Però insomma, quello ce lo siamo lasciati alle spalle e adesso siamo ripartiti e poi veramente con i Power Hits, lanciare il tormentone estivo, cioè ti fa sentire proprio l'aria dell'estate, ti fa sentire l'aria dell'estate, le canzoni che sentiremo e risentiremo, che ci accompagneranno tutta l'estate, ed è forse uno degli elementi principali che ti fa percepire che è ritornata l'estate, ma è ritornata un'estate normale, come probabilmente dubitavamo di poter vivere in quei giorni, invece insomma, ce l'abbiamo fatta. Il fatto che si parli di tormentone, di prova costume, per noi è il ritorno alla normalità. Vuol dire che bene o male insomma, siamo nella direzione giusta, con tutte le precauzioni del caso. Federico Sboarina, sindaco di Verona, la sua città è uno dei simboli dell'Italia all'estero, la città dell'Arena di Romeo e Giulietta. I turisti arrivano veramente da tutte le parti del mondo per visitarla. In questo settore come sta andando la ripresa? Ma stiamo ripartendo, guardate, proprio l'altro giorno sono andato ad accogliere il primo treno che è ripartito, è arrivato da Monaco, dalla Germania, per l'Italia, ma anche e soprattutto per noi il turismo tedesco è fondamentale, e vedere quel treno che dopo mesi ritornava alla nostra stazione, strazeppo di gente tra l'altro, perché ha avuto un tasso di riempimento il primo del 96%, e ci sono prenotazioni che ci fanno dire che infatti verranno predisposte altre coppie di treni, perché sono migliaia e migliaia di turisti tedeschi che anche attraverso il treno vogliono tornare. Una stagione quindi che per noi è ripartita con la città, è ripartita con il lago, è ripartita con gli eventi, perché ci eravamo preparati e non volevamo farci trovare impreparati, e quindi noi cominceremo già il 25 di luglio con la stagione, diciamo, dei concerti lirico-sinfonici, e già la prima serata sarà una serata importantissima, perché sarà una serata dedicata a tutti gli operatori sociosanitari, a tutti coloro che sono stati in prima linea
con 25 cantanti tutti italiani, 4 direttori d'orchestra tutti italiani. La presentazione, la madrina, la farà Katia Ricciarelli, quindi sarà una grande serata che vogliamo dedicare a tutti coloro che ci hanno permesso, tra l'altro con il loro impegno, prendendosi dei grandi rischi in quei giorni così difficili, di arrivare a poter fare tutto questo. In realtà partiamo anche prima, perché noi abbiamo, io dico sempre che abbiamo un monumento che è stupendo, Verona, che è il Teatro Romano, che io invito a visitare, che se fosse in qualsiasi altra città sarebbe un monumento, il più bel monumento della città. Lui, dico, soffre sempre di avere anche l'arena. Ma la sorella maggiore, insomma. Ma fate i concerti 18, anche lì al Teatro Romano, sbaglio. Sì, il 18 luglio partiamo da lì, una stagione fino al 21 di settembre. Ci sarà prosa, danza, musica, cominceremo con Bisio, ma poi ci saranno Paolo Rossi, Isabella Ferrari, Stefano Rubini, Ugo Pagliai, Alessio Boni, ma poi anche cantanti, perché si esibirà Vinicio Capossela, Raffaele Gualazzi. Insomma, è una stagione che in parallelo anche al Teatro Romano, anche lì quel distanziamento, quindi con una minor capienza, ma siamo riusciti a costruire una stagione veramente molto importante dal nulla, praticamente, perché dobbiamo costruirla dal nulla nelle ultime settimane, però anche lì il 18 luglio partiremo. Sindaco, io ho una curiosità al volo, fatto salvo il connubio lodevolissimo delle città d'arte con quella che è la necessità di far ripartire con tutto l'indotto anche del turismo, lo spettacolo e la cultura. La mia curiosità è questa: dall'alto del suo ruolo istituzionale, lei non si può sbilanciare sulla canzone preferita per il Power Hits Estate, ma negli anni scorsi qual è stato il suo tormentone proprio personale, la sua canzone? Ma in realtà devo essere sincero, che i miei tormentoni, se mi vengono in mente i tormentoni, ma perché penso che sia così, mi vengono in mente canzoni di un tempo che fu, perché poi alla fine riesci a viverteli di più, a goderteli di più. Ma la cosa bella che state facendo voi, avete fatto, che state facendo, è che ci avete ripreso, ci avete restituito quello che non avevamo più, perché noi la fine dell'estate si concludeva sempre con il Festival Bar. Che era praticamente l'evento incredibile per la città, ma insomma per tutti, con quelle canzoni che si sentivano nei jukebox, nei bar. E noi siamo legati, la mia generazione, siamo legati al jukebox, siamo legati al Festival Bar, siamo legati a quelle cose. Ecco, i Power Hits hanno ripreso quella tradizione che si era un po' interrotta, ovviamente legata alla novità, all'innovazione, ad internet, a tutto quello che al tempo in quegli anni non c'era. E quindi avete restituito a noi veronesi, ma penso un po' a tutti gli italiani, quella voglia di vivere, di sentire le canzoni per poi godersele in un'unica grande serata alla fine dell'estate, che sancisce un po' la fine della stagione estiva, certo, in bellezza con tutti i tormentoni. Abbiamo colmato il suo vuoto, la sua nostalgia per il Festival Bar, ci fa molto piacere. Insomma, va bene, dai, mentre ci prepariamo a questo evento all'Arena di Verona il 9 settembre 2020, la Power Hits Estate, andiamo a votare su rtl.it i nostri tormentoni. Grazie al sindaco di Verona Federico Sboarina. Grazie a voi, buona domenica a tutti.